Dire sì della civiltà messapica, che è unica nel suo genere e che si è concentrato tutta quanta nel nostro Salento. Ecco, lì abbiamo un esempio importantissimo. Che è stata scarsamente valorizzata, sulla quale si è addirittura puntato quasi nulla. Nell'ultimo poro che è stato predisposto alla Regione, nel quale si prevedeva i finanziamenti di attività culturali mirate a valorizzare le nostre deposite, i nostri giacimenti culturali, i nostri monumenti, i nostri musei, eccetera, eccetera, addirittura l'archeologia, il momento archeologico è stato escluso, perché non ritenuto momento culturale. È una cosa di una gravità eccezionale, provvedimento nei confronti del quale è insorto anche tutto il mondo dell'università e della ricerca, che in provincia di Lecce è così ampio. Cavallino è un esempio di quanto possa significare la ricerca nel settore, per esempio, della civiltà messapica, ma noi non abbiamo soltanto la civiltà messapica, vi è la Magna Grecia, Taranto, con Taranto, le Brindisi, vi è Bari, che è ricchissima, Foggia, che sono ricchissime di giacimenti culturali, tanti. Cioè, noi dovremmo puntare su quello, perché già per quello la Puglia è diventata una delle prime regioni d'Italia in fatto di turismo. Noi dovremmo puntare ancora di più su questo settore, perché questo settore potrebbe essere il volano per attirare ancora di più studiosi, turisti e visitatori della e quindi nostra risorse regione, per la nostra comunità, della nostra regione. Bisogna creare le condizioni ancora per di più per abbattere il fenomeno gravissimo della disoccupazione, creando le condizioni per realizzare posti di lavoro, eliminare tutti gli sprechi, evitare le elemosine a pioggia che sistematicamente ogni qualvolta vi sono delle giunte di sinistra o dei governi di sinistra si realizzano nel paese, sprecando risorse che dovrebbero essere impiegate in maniera totalmente diversa. Ci dovrebbero soprattutto realizzare le condizioni per consentire di cancellare quelle carenze nel settore delle infrastrutture che penalizzano tutto quanto il Mezzogiorno. Noi abbiamo un grande porto a Taranto, ma non abbiamo le vie di comunicazione che mettono Taranto, che mettono coloro che vogliono arrivare a Taranto di arrivarci in maniera spedita. Non abbiamo l'autostrada che si ferma a Bari, poi c'è un pezzo di autostrada che si ferma fino a Taranto, ma non arriva a Taranto, si ferma a qualche decina di chilometri da Taranto. Io ho sottoscritto ai lavori pubblici, stanziai le somme perché si arrivasse a quella congiunzione, e stanziai le somme perché si realizzasse la prima parte delle autostrade che doveva congiungere Taranto a Brindisi. Stanziai una somma esigua, però siccome erano esigue le somme che noi disponevamo, nonostante questo che stanziai a fronte ad una Puglia che avrebbe avuto diritto al 4,5% sullo stanziamento generale di 6.000 miliardi, io stanziai per la Puglia una somma equivalente al 12,50%, al 8% in più rispetto a quello che toccavo, il triplo. E io stanziai 50 miliardi all'ora, parlo dell'84-85, perché si iniziasse la strada, l'autostrada, dalla Taranto a Grottaglie, là dove c'era già allora il doppio senso. Quel tratto di strada non è stato utilizzato, quei soldi non so come siano stati utilizzati. La strada Taranto, l'autostrada Taranto, Bari-Taranto si ferma a 20 km, a 15-20 km prima di Taranto, non arriva fino a Massafra. Cioè, il sistema ancora delle comunicazioni sta ancora lontano dall'essere risolto. Ma via di più, e quando qualche volta vi è qualcuno che attentamente, tipo Fitto, come ha fatto ultimamente Fitto, è riuscito a trovare nel bilancio dello Stato 251 milioni, che significano di euro, per realizzare, per completare la Lecce Leuga, e improvvisamente la sinistra e qualche ambientalista è insorto dicendo che non volevano le quattro corsie perché disturbavano il passaggio, violentavano il passaggio, dimenticando che senza le vie di grande comunicazione difficilmente il turismo e la conoscenza del nostro territorio potrà essere resa possibile. Bene, allora, Cordone, quindi lei dice sono tante le cose da fare, c'è da mettere le mani e a volte invertire la rotta in tantissimi settori di vitale importanza per il nostro territorio, non solo la sanità, ma il turismo, i trasporti, l'agricoltura e così via. Quindi una nuova mentalità, un modo diverso, quello del centrodestra, di amministrare un territorio.
e questo il suo punto di vista. Bene, termina questo interessantissimo. Io volevo dire, io personalmente mi dicevo cosa farebbe lei. Io non posso, io è quello che penso sia, certo, da fare. Chiaro, certo, certo. Fermo restando che, come tu anzi hai detto, io sostengo la candidatura di Bruno Ciccarese. Di Bruno Ciccarese, che è candidato alla lista del presidente, i pugliesi per il presidente, e che fa questa battaglia. Devo dire che Bruno Ciccarese è cresciuto, diciamo, alla mia ombra fino ad oggi, nel senso che è stato amministratore con me di Cavallino già dal 2001 fino ad oggi è ancora amministratore di Cavallino, è stato assessore per diversi anni, poi è stato eletto consigliere provinciale, quindi assessore alla provincia di Lecce, alle politiche giovanili, ai trasporti e alla mobilità. Oggi concorre nella lista dei pugliesi per il presidente, ad essere eletto nel consiglio regionale. Beh, io posso garantire che Bruno Ciccarese ha tutte le qualità per poter amministrare, per poter rappresentare degnamente gli interessi di tutti quanti i cittadini che lo voteranno. Bene, grazie all'onorevole Gaetano Gorgoni, grazie ai nostri ascoltatori, alla prossima.